Siamo a bordo del nuovo Elan 360, l'ultima nata in casa Elan, evoluzione dell'Elan 350. Alla luce del successo del modello precedente, Elan ha ridisegnato la barca portando tutta una serie di innovazioni. A partire da una falchetta in composito strutturale e non più in tech, che è la prima innovazione su questo modello, che aiuta ad avere una coperta più pulita insieme anche a tutti i passo d'uomo sulla coperta, che adesso sono flush deck, sono a filo, non c'è niente più in rilievo, sia il passo d'uomo centrale che quelli delle cabine. Un pozzetto con un accesso più comodo sotto coperta, in quanto lo scalino d'ingresso è stato fatto ribaltabile, in modo che in condizioni impegnative uno lo chiude e in condizioni veramente d'estate in marina lo può abbattere, e in questo modo anche la scaletta di accesso diventa meno ripida e quindi è più facile e più agevole l'ingresso sotto coperta. E un trasto standa che non è più curvo come sul 350, ma è a filo e anche leggermente incassato per una maggiore e migliore vivibilità sempre del pozzetto. Il 360 rispetto al 350 si pone quindi anche con uno styling interno diverso, con delle porte più larghe, con uno styling diverso dei mobili. E l'altra cosa da dire è che poi con il 360, per andare incontro all'esigenza dei nostri clienti un po' più corsaioli o che hanno voglia magari di divertirsi, di cimentarsi in qualche regata, è disponibile anche una versione S sportiva con uno scafo al 100% in infusione, sia lo scafo che la coperta, anche la coperta in infusione, tutto in vinilestere, sia lo scafo che la coperta, e con degli interni che invece che essere in compensato sono in monopanel, quindi con un risparmio significativo del peso totale globale della barca, quindi con delle prestazioni che aumentano e migliorano in maniera importante. Grazie.